condividere una serie di video tutorial dedicati al VFX per scene stylized, e per questo ho creato questa piccola playlist dedicata appunto a 10 VFX che seguiranno appunto a questa piccola presentazione. In ordine avremo la realizzazione di scintille come quelle che ho utilizzato nella scena dedicata ad Ares, quindi delle scintille con degli effetti randomici, molto carini e molto semplici da realizzare. Poi avremo delle linee cinetiche, la realizzazione appunto di qualcosa che aumenti la percezione della velocità in una scena, come ad esempio nel Run Cycle che ho creato per Ares. È anche questo uno shader molto molto semplice ma di grande effetto. A seguire a questo verrà la realizzazione, che è molto simile, relazione dell'effetto di qualcosa che urta il terreno, ad esempio il piede pesante che colpisce il terreno, un oggetto che cade, ma anche volendo uno schizzo di sangue, io l'ho chiamato uno step. Poi seguirà una semplicissima pioggia procedurale realizzata semplicemente con l'utilizzo di un plane e uno shader ad hoc, quindi senza utilizzo di sistemi di parti cellulari. La realizzazione di una fiamma, fiamma tipicamente stylized o anime, se preferiamo, molto utile per tanti utilizzi. Poi avremo la realizzazione del fumo di questa fiamma, o anche volendo può essere una polvere, ad esempio la polvere che viene emessa dagli pneumatici, ad esempio di una dumb buggy, come ho fatto nella scena dedicata a Bud Spencer e Terence Hill. Poi avremo un semplice shader che possa simulare l'effetto di un fulmine o ad esempio l'aura di Dragon Ball, per intenderci, qualcosa di molto molto duttile ma di grande effetto. Poi avremo l'esempio di un oggetto con uno stile olografico, come la sfera che nel mio ultimo lavoro di Anami ho inserito, appunto questa scena holo, questo oggetto olografico di cui vi spiego lo shader molto semplicemente. Poi avremo l'energia che ho realizzato per la scena statica di Ares, quindi l'energia che esce dalla lancia e dall'elmo. Un effetto carino, non troppo complicato. Per chiudere con l'ultimo effetto, che è anche l'ultimo in ordine cronologico che ho realizzato, che è appunto lo slash della katana di Anami. Io l'ho utilizzato per una scena statica, ma è facilmente realizzabile anche animato. Bene, non resta che iniziare. Vi saluto per ora, vi attendo nel primo di questi 10 tutorial. Ovviamente vi ricordo che ci tengo particolarmente a vedere le vostre realizzazioni. Bene, a presto, ciao ciao!